Poker. Ciao Andronati, bentornati o benvenuti sul canale, io sono Alfredo. Nel video di oggi andiamo a parlare di Elige, sempre della Mastery Screw, un brand che sul canale state vedendo spesso e sono Elige dedicate al DJI Mini 2 e anche al più recente DJI Mini SE che molti di voi hanno acquistato tramite i miei link e questo vi ringrazio. Queste Elige, come al solito, aumentano le prestazioni del drone, sono Elige che generalmente, come abbiamo visto per altri droni, per il DJI FPV Combo in questo video, per Air 2S in quest'altro video, sono molto colorate, quindi aumentano la visibilità del nostro drone in aria. In alcuni casi sono molto più silenziose delle eliche originali, soprattutto nella modalità sport aumentano di non poco le prestazioni del nostro drone. Andiamo a vedere come al solito cosa è contenuto nella confezione e andiamo a vedere anche come si montano queste eliche. Ho 4 set e come in ogni mio video o ogni Mastery Screw o altri brand mi mandano più prodotti dello stesso tipo, uno lo tengo e gli altri ve li regalo. Però per vincere, diciamo, questi regali che io vi faccio, dovete anche voi impegnarvi un po'. Quindi iscrivetevi intanto al gruppo Facebook e vi lascio qui in descrizione il link. Soprattutto iscrivetevi al canale Telegram, dove pubblico le offerte dedicate al mondo droni e alla tecnologia a 360 gradi. All'interno della confezione vediamo che cosa abbiamo. Allora, il cacciavitino che ci viene dato per svitare e avvitare le eliche, che sul Mini 2 e sul Mini SE le eliche vanno avvitate, non sono a sgancio rapido, delle vitine e ovviamente il set di eliche, 4 eliche che serviranno per il senso orario e 4 per il senso anti-orario. Come facciamo a capire dove andiamo a montare le eliche? Semplicissimo, come vedete. Alcune eliche come questa qui hanno questo segnetto qui e corrisponde in pratica al segnetto che trovate anche sulle eliche originali, quindi non vi potete sbagliare. Le altre è facilissimo e potete benissimo comprenderlo che non hanno nessun segno, quindi vanno sui rotori dove ci sono installate le eliche che non hanno nessun segno, molto semplice. Quindi adesso passiamo alla fase di montaggio e montaggio delle eliche. Questo video, oltre che per mostrarvi le eliche della Master Ace Crew, può essere anche utilizzato come video tutorial per la sostituzione delle eliche originali. Per cambiare le eliche è molto semplice, nulla di difficile, basta che tenete fermo il rotore con due dita, questa parte grigia, e poi svitate. Andatevi a segnare le eliche che togliete, basta che le svitate una coppia alla volta. Adesso sto togliendo la coppia con il segnetto, come vedete è semplicissimo. Il verso in questo caso non è importante, destra sinistra, sinistra destra, come le avvitate va benissimo. Andiamo a prendere le viti che ci vengono date in dotazione, sono viti diverse, ve ne accorgete anche per il colore, le originali sono più scure, queste della Master Ace Crew sono più chiare. Queste viti conservatele, possono ritornare sempre utili. Vi consiglio di non fare il mix, ovvero di mettere le viti originali con le viti non originali, altrimenti qualcosa potrebbe non andare bene. Adesso infiliamo la vite qui, facciamo combaciare, forse è più facile svitarle che avvitarle come tutte le cose. Mi raccomando, quando andate a stringere le viti, stringete ma non esagerate, ed ecco qui le nostre eliche montate. Andiamo un attimo a paragonare le eliche, come potete vedere sono leggermente diverse dalle eliche originali, sono un po' più larghe, leggermente più lunghe, ma proprio questione di millimetri. Per quello che potevamo vedere qui in ufficio è tutto, adesso andiamo a fare il test di volo, ovviamente all'aria aperta. Trouble. See where you sit. I don't wanna see you cry.
Eccoci ragazzi, siamo all'esterno e siccome ve l'avevo promesso nella prima parte che ho registrato un po' di giorni fa e poi anche perché rivedendo tutto mi sono accorto che mancavano delle informazioni importanti, fortuna c'è il potere del montaggio video, se in questo preciso momento ho un ripensamento e non voglio utilizzare queste eliche, diciamo che non posso rimettere le originali appena montate. Mi spiego meglio, sulle viti originali e anche quelle che Master Ace Crew ci dà in dotazione viene applicato un prodotto che molti di voi conosceranno come frena filetti. Il frena filetti fa in modo che appunto la vite e di conseguenza l'elica non si svita durante il volo. Se si svita lo sapete tutti che cosa succede. Il brand più commercializzato è quello che magari noi tutti conosciamo per altri utilizzi, è Loctite, ma sicuramente i piloti di droni FPV e gli aeromodellisti ne conosceranno altri più specifici e magari un po' più economici. Anzi, fate una bella cosa, magari scrivete qui sotto un bel commento dove mi dite quello che utilizzate voi e quello con il quale vi siete trovati meglio. Questo frenafiletti ha anche una seconda funzione molto importante per i nostri droni, ovvero quello di limitare le vibrazioni tra la vite e il motore. Voi sapete meglio di me che le vibrazioni sono nemiche dei nostri droni, soprattutto della videocamera, perché un drone con tante vibrazioni crea un effetto video strano chiamato effetto gello o effetto iello. Magari ne parleremo in qualche video. Facciamo un esempio: se mettiamo che questa sia l'elica originale che ho appena smontato e vado a prendere la sua vecchia vite e la vado a riattaccare al mio drone senza applicare una puntina, perché quello serve di frenafiletto, capite che da lì a poco qualcosa di spiacevole potrebbe accadere. Comunque, stare a cambiare eliche continuamente non è che sia un'operazione così rapida. Dopo questa grande parentesi, che vi ripeto, secondo me andava fatta, andiamo a vedere come si sono comportate le eliche della Master Ace Crew con il nostro DJI Mini SE. Io adesso torno in studio perché devo finire a registrare le clip di questo video. Ho chiuso. Ciao. Eccoci qui ragazzi, finalmente, e la prima cosa che ho constatato dopo i miei test è che il set originale di eliche completo di viti pesa meno del set della Master Ace Crew. Una cosa invece che non mi è piaciuta molto è che abbiamo le viti contate, in pratica abbiamo 8 viti, quelle che ci servono per montare le eliche. Se puta caso ce le perdiamo durante un cambio eliche, siamo fritti. Mi raccomando, Master Ace Crew, metti più eliche nelle prossime confezioni. Come possiamo sempre andare a leggere sul loro sito ufficiale, anche le eliche per DJI Mini SE o Mini 2 portano dei vantaggi al nostro drone. Il primo è quello della minore rumorosità, che stando a quanto scritto si abbassa di 2 decibel. Io ho utilizzato un piccolo misuratore di rumorosità economico come questo qui e ho preferito effettuare i miei test al chiuso, dove è tutto più controllabile. Quindi, visto che siamo qui, guardatevi il test e fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. A mio avviso queste qui sembrano meno rumorose, anzi, per essere più precisi e pignoli, sembra che il tono prodotto dalle eliche sia più basso o comunque diverso. Poi il secondo punto è l'aumento del 3% dell'autonomia di volo. Ragazzi, sinceramente io questo parametro non è che lo sono stato a considerare poi così tanto, visto che appunto, vi ripeto, è il 3%, non è il 15, il 20 o il 30% che ci cambia la vita. Quindi sempre tra le caratteristiche migliorative di queste eliche c'è la visibilità. Come potete vedere dalle immagini che stanno scorrendo, effettivamente i colori sgargianti aiutano a rintracciare il drone in aria. Inoltre, un'altra cosa che mi è passata per la testa, nel caso in cui dovessimo fare un crash, oltre alla funzione di rintracciamento del nostro drone che abbiamo disponibile su quasi tutti i droni DJI che vi ho mostrato in questo video, qui i colori sgargianti tornano a darci una mano. Ci pensate bene, se andiamo a fare un crash in mezzo agli alberi, alla natura, comunque nel verde dove generalmente voliamo con i nostri droni, la colorazione di queste eliche stacca tanto dal verde della vegetazione. Anche in strada una cosa del genere, sul grigio del manto stradale la riconosciamo. Infine, l'ultima caratteristica degna di nota è la maggiore durabilità di queste eliche rispetto alle originali. Essendo onesti al 100% e essendo trasparenti come sempre, io questo parametro non posso metterci la mano sul fuoco. Però ragazzi, io le utilizzo da 2-3 mesi, come vi ho detto,
e non ho avuto mai problemi. Se usiamo un po' di logica, sicuramente queste saranno più durature di quelle originali, perché come vi ho mostrato sono più spesse e appunto pesano di più, quindi c'è più materiale. Però adesso che siete arrivati fino a questo punto, perché anche se il video è lungo, io ci tengo a darvi tante informazioni utili. Infatti, come ho detto in tutti i miei video legati alle eliche Master SQ per qualsiasi drone, se utilizzate queste eliche invalidate la vostra garanzia, sia la garanzia normale data da un classico acquisto in Italia o in Europa, sia la DJI Care Refresh, che è l'assicurazione casco per il vostro drone. Questa cosa che vi ho appena detto sull'invalidazione della garanzia non è che me la sono inventata, l'ho letta in inglese nella documentazione DJI, che trovate tranquillamente disponibile a questo link, e in modo che potete verificarlo anche voi. Con quest'ultima affermazione non è che sminuisco queste eliche, però è giusto per essere appunto corretti nei vostri confronti. Ok ragazzi, io vi ho dato tutti gli strumenti per valutare se queste eliche fanno o non fanno per voi. Se le volete acquistare, il prezzo si aggira attorno ai 20 euro più o meno. Ci saranno sconti o coupon, ve lo farò sapere sul mio canale Telegram, al quale vi invito ad iscrivervi, dove pubblico le offerte che trovo in giro per la rete. Oppure ancora meglio, se volete maggiori informazioni, magari se le informazioni che avete trovato oggi in questo video non vi bastano, vi invito anche a iscrivervi al gruppo Facebook Freddy Tech Group. Nei prossimi video su DJI Mini SE, ragazzi, diremo cose molto interessanti. Anzi, se vi siete persi la prima parte legata all'app DJI Fly specifica per questo drone, vi invito a cliccare qui sopra su questo link, così ve l'andate a recuperare. Grazie per essere stati qui con me fino alla fine del video. Noi ci vediamo nel prossimo video, sempre qui su Freddy Tech. Ciao!